Gioia, bentornati con FIFA 15, San Siro, derby di Milano. Giocheremo Milan contro Inter, penultima giornata di campionato, noi siamo saldamente primi in classifica con 3 punti di vantaggio sulla Roma, che però ha già giocato la partita, quindi noi potremmo addirittura portarci 6 punti avanti se dovessimo vincere questa partita contro il Milan. Guardate un po' che belle casacche che ho scelto per il Milan. Abbigliamento classico. E dopo questa bellissima coreografia di San Siro andiamo ad iniziare con il nostro gruppo questo nuovo derby di Milano. Il tiro, mamma mia, già come prima azione erano riusciti a saltare il centrocampo, ma ragazzi si fa trovare pronto. Ancora colpo in area, se riusciamo a sterzare, vorrei provare a dare l'assist per il compagno, il tiro, il gol, grande, questo assist mi serviva proprio, anche se sarà difficile raggiungere quanto richiesto dagli obiettivi stagionali. Addirittura si era fatto parare il tiro, per fortuna che c'è stata la deviazione del difensore e ha mandato la palla in rete. Comunque dicevo, forse l'obiettivo degli assist non riuscirò a raggiungerlo alla fine del campionato, perché al momento forse sono a 3 assist, non erano stati richiesti 5. Purtroppo il... mamma mia, attenzione, bravissimo. Sto dicendo, il mister non ci ha fatto giocare parecchie partite e soprattutto dovevo essere io a pensare a fare i gol per far punti utili all'Inter nel campionato, perché anche provo a fare gli assist, poi i compagni non la mettevano dentro. Ancora riproviamo la stessa azione precedente, cioè ho fatto un sacchissimo di cross e di assist durante tutte le partite giocate, ma c'erano poi i compagni che non facevano gol. Cercano col tiki taka il momento giusto. Ci prova ora il Milan a farsi avanti, ma se i nostri compagni riescono a difendere nel migliore dei modi. Attenzione, attenzione, entra in area. Mamma mia, mamma mia! Il tiro, grande parata. Portierone Andanovic. Ottima chiusura difensiva. Vediamo se riusciamo a far ripartire il contropiede, ma rimpallo disastroso da parte di Cuppo. Proviamo a spingerci in avanti, vediamo se riusciamo quantomeno a fare un buon assist. Il cross, il tiro di testa, come vi dicevo prima, non la infilano dentro. Per conquistare il pallone c'è la prateria per attacco. Vediamo se riusciamo adesso a fare l'assist. Tira, vaffanculo, tira, cazzo. Che cazzo devo fare più di questo, cavolo? Avrei potuto farlo io il gol, ho voluto dargli l'assist e non la mettono dentro. Doveva solo sputarci sulla palla, neanche tirare. Ci viene mostrato il dato. Vediamo se questa sarà l'ultima azione. 2 minuti di recupero. E poi andiamo negli spogliatoi per il primo tempo. Vena. Ci chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Il Milan combatte. Si riparte senza dimenticare che 1-0 non è assolutamente un risultato sicuro. Ottimo tiki taka. Vediamo se riusciamo a dare l'assist per il compagno, figuriamoci. Dunque con il calcio di punizione contro il Milan.
faccio strappare il colpo e tira vaffanculo, cioè guardate un po', ma dai, ditemi voi, ma come faccio a raggiungere un obiettivo degli Astros? Scenderà in campo contro il Verona nel prossimo incontro di Serie A. Vediamo l'assist per il compagno. È in area. Il tiro. Cioè cazzo, non so cos'altro aggiungere. Non so cos'altro aggiungere. Si commentano da soli sti maledetti. E per fortuna che è Giuseppe Rossi. Ci stavamo parlando di qualche giocatore magari che se lo è inventato FIFA per poter rinnovare tutti quelli che vanno in pensione, ma ci stiamo parlando di Giuseppe Rossi. Cioè di fronte il portiere un'azione del genere va a buttare sul palo. Ditemi voi come cazzo faccio a fare gli assist a questa gente qui in squadra. Impulso, una grande spinta. Siamo quindi al 90esimo. Oramai la partita si può dire chiusa. Ottimi questi tre punti guadagnati, che poi in pratica sono 6 sulla Roma che è seconda in classifica. Ciò vuol dire che praticamente siamo noi i campioni d'Italia. Ci mancherà da giocare l'ultima partita per vedere il festeggiamento. Ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao a tutti. Percepiva chiaramente.